Al tombolato i biancorossi superano il Cittadella per 1-0 e tornano al successo dopo due KO consecutivi. Una vittoria preziosissima per morale e classifica giunta al termine di un match equilibrato ma decisamente avaro di emozioni. Nicola schiera dal primo il debuttante Gomelt al posto di Filippini. Al centro della difesa, al posto di Contini, arretra Donati con Salviato a fare le veci di Sabelli. Tanta noia e praticamente zero occasioni nel primo tempo. Troppa la paura di perdere di entrambe le squadre. Più intraprendente i biancorossi, ma al di là dei numerosi calci d'angolo l'unica opportunità arriva intorno alla mezz'ora, quando sul cross tagliato di Galano Valentini smanaccia con qualche difficoltà. Al 38esimo rispondono i padroni di casa con Sgrigna dalla destra che serve al centro per Coralli che manca palla e vantaggio. Due volte al tiro in un minuto il Bari sul finire del tempo. Prima Salviato calcia sul fondo dalla destra, poi è Defendi a sparare alto sulla traversa dopo l'ennesima respinta di Valentini in uscita aerea. Nella ripresa subito un'occasione per i padroni di casa su traversone di Sgrigna. Girandi gira a rete di testa, ma Salviato ci mette una pezza salvando sulla linea. Tanti errori da ambo le parti, ma il Bari prova a fare qualcosa in più. Al 12esimo sortita di Sciaudone che prova a sorprendere Valentini da oltre 30 metri, ma la sfera termina a lato. Attacchi sempre sottotono, i due allenatori cercano di rianimare il match con un cambio a testa. Paolucci per Gerardi nelle file venete, per i biancorossi De Luca sostituisce Galano. Al 28esimo scontro Busellato Romizia a centrocampo, alla peggio il centrocampista barese sostituito dal giovane Minala che si rivelerà protagonista dell'incontro. Al 31esimo Sciaudone serve Caputo in profondità, ma la conclusione del capitano trova solo l'esterno della rete. Al 36esimo dialogano bene al limite dell'area Caputo e De Luca, con quest'ultimo che si libera al tiro calciando di pochissimo sul fondo. Il Cittadella torna a farsi pericoloso al 42esimo, calcio d'angolo di Paolucci, scaglia, salta più in alto di tutti, ma Donnarumma para in sicurezza. Nel recupero quasi a sorpresa il gol che decide il match. Angolo di Sciaudone dalla destra, Minala irrompe di testa e sigla l'1-0. Finisce così una partita in cui contava solo il risultato. Bari vittorioso e convincente sotto l'aspetto della volontà, i ragazzi di Mister Nicola non hanno espresso un gran gioco, ma hanno dimostrato praticità e voglia di crederci fino all'ultimo minuto. Una base di partenza per riprendere a puntare in alto.